la salute, perché ci occupiamo di promozione del benessere. Prima la salute, perché prima della cura c'è la prevenzione. Prima la salute è uno spazio di approfondimento interamente dedicato al Dipartimento di Prevenzione ed è realizzato in collaborazione con la ASBT. Special è il servizio del Dipartimento di Prevenzione che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi siamo in un cantiere, siamo ad Andria, e insieme con il dottor Nicola Di Palma, medico del lavoro dello Special, vedremo quali sono i rischi principali che si corrono in questo tipo di attività. Dottore, innanzitutto stiamo parlando di un settore produttivo molto importante per questa provincia, costituito prevalentemente da imprese piccole e medie. Sì, Micaela, grazie dell'introduzione. Il settore edile, il settore delle costruzioni è un settore che negli ultimi anni ha conosciuto, da quando è iniziata la crisi economica, una forte contrazione. Questo vale sia per l'intero territorio nazionale che per il territorio della provincia BAT. In particolare nel corso degli ultimi 9-10 anni si è vista una riduzione del 10-15% del numero di aziende attive, ma quello che è ancora più grave è che si è ridotto il numero di addetti. Siamo passati nella provincia BAT da 6.000 dipendenti a poco più di 3.000 addetti, il che significa che c'è stato anche un mutamento della tipologia di aziende. Stiamo parlando in altre parole di piccole e medie imprese, imprese edili che mediamente contano 2-3 dipendenti. Ovviamente questo ha comportato anche una diversa organizzazione del lavoro e quando cambia l'organizzazione del lavoro cambiano anche i rischi lavorativi. Quello che dico è supportato dai dati statistici. In altre parole, i dati dell'INAIL dimostrano come nel corso degli anni è vero che si è ridotto il numero di infortuni lavorativi, si è ridotto anche il numero di incidenti mortali, però questa riduzione non è parallela, cioè vuol dire che il calo degli infortuni non ha avuto lo stesso andamento del calo degli infortuni mortali, che si sono ridotti di meno. Cioè il calo degli infortuni e degli incidenti mortali non si è ridotto come si è ridotta invece la produttività, esatto, sul territorio. Esatto, esattamente. In particolare nel corso dell'ultimo quinquennio si è assistito ad un calo considerevole degli infortuni sul lavoro e questo vale sia per l'intero territorio nazionale, laddove si sono registrati circa 54.000 infortuni nel 2013, per passare nel 2017 a poco più di 50.000 casi. Questo calo, come dicevo prima, si è riscontrato anche per gli infortuni mortali, per cui se nel 2013 si sono riscontrati circa 180 casi di incidenti mortali, nel 2017 siamo scesi a 154. Questo trend di calo degli infortuni è stato riscontrato anche nel territorio della regione Puglia, mentre è un po' in controtendenza il dato che riguarda la ASL BAT. Dottore, stiamo parlando di 162 casi di incidenti edili nel 2017, è comunque un dato molto preoccupante. È un dato preoccupante che testimonia la importanza di continuare a fare questo lavoro, cioè continuare a fare i controlli, ma soprattutto impegnarsi per implementare la cultura della prevenzione, perché fare controlli, fare repressione ha sì la sua importanza, il suo significato, ma finché non cambiamo il modo di vedere le cose, finché non implementeremo la cultura della prevenzione negli operatori, non faremo mai grossi passi in avanti. Oltre che di infortuni e di incidenti mortali, ci occupiamo anche di malattie professionali. Esatto, Micaela, perché in edilizia è
si è verificato nel corso degli ultimi anni un incremento considerevole dei casi di malattia professionale. Sempre andando a interrogare il database INAIL, vediamo come in Italia si è passati da 6.846 denunce di malattia professionale in edilizia agli 8.381 casi nel 2017. Quindi è evidente che c'è un trend considerevole in aumento, che si può spiegare come? Innanzitutto con l'aumentata sensibilità dei medici denuncianti, dei medici certificatori delle malattie professionali, ma anche con il mutamento della tipologia di patologie professionali che vengono riconosciute dall'istituto assicuratore. In particolare si è visto come c'è stato un costante decremento dei casi di ipoacusia, sordità da rumore. Questo vale per tutti i settori lavorativi e quindi non risparmia il settore delle costruzioni, mentre è andato considerevolmente aumentando il numero di patologie da sovraccarico biomeccanico, sia per la colonna vertebrale che per l'arto superiore. Con i tecnici della prevenzione entriamo ora nel dettaglio delle attività ispettive di controllo che vengono effettuate sui cantieri edili. Dottore, abbiamo parlato di malattie professionali, abbiamo visto, stiamo vedendo una procedura di intonacatura dei muri. Cosa possiamo mettere in evidenza qui? Bene, l'intonacatura dei muri è una fase lavorativa in cui è possibile porre in evidenza il gruppo di patologie, il fattore di rischio legato al sovraccarico biomeccanico e della colonna vertebrale e dell'arto superiore. Come si vede infatti in queste immagini, l'operatore, per poter alimentare la pompa che a sua volta gli permetterà di stendere l'intonaco, dovrà prendere dei sacchetti di cemento. Ovviamente il fattore di rischio è rappresentato dal trasporto del sacchetto. Il sacchetto deve essere preso in maniera congrua, ovviamente seguendo delle procedure che gli permettano di non sovraccaricare il disco intervertebrale. Stiamo parlando di sacchetti di cemento che pesano 25 kg. Esatto, però prendere 25 kg per più di 10-20 certo. volte al giorno rappresenta un fattore di rischio importante per la schiena. Ci sono poi degli altri fattori di sicurezza del lavoratore che andiamo a controllare, cioè se tutti i dispositivi di protezione personale sono correttamente utilizzati. Esatto, perché come vediamo in questa immagine, l'operatore per aprire il sacchetto di cemento, nell'aprire il sacchetto di cemento si espone al rischio polveri. Si tratta di polveri peraltro dotate di reattività chimica che, se dovessero accumularsi nell'albero respiratorio, nei polmoni, potrebbero andare a provocare delle importanti malattie che interessano ovviamente l'apparato respiratorio. Altro fattore di rischio da considerare nell'edilizia e in particolare in questa mansione è il fattore di rischio chimico. Come vedete infatti questi sacchetti hanno dei pittogrammi che ci indicano: attenzione, si tratta di materiale pericoloso, maneggiare secondo le istruzioni impartite dal costruttore. E quindi l'operatore ha dei guanti, una mascherina e degli occhiali di protezione. Esatto. Questi DP devono essere utilizzati secondo le indicazioni del costruttore. Intanto ora stiamo vedendo una procedura meccanica di intonacatura dei muri. Esatto, è un procedimento che permette all'operatore di esporsi quanto meno possibile al fattore di rischio sovraccarico dell'arto superiore, movimenti ripetitivi dell'arto superiore. Vedete infatti che con l'ausilio di una pompa idropneumatica l'operatore sta stendendo l'intonaco, successivamente manualmente procederà alle operazioni di rifinitura che, come vedremo, sono a più alto rischio per le patologie dell'arto superiore. Ci sono altri strumenti per prevenire questo tipo di patologia?
Certo, Micaela, certe patologie di sovraccarico biomeccanico, ripeto, possono essere, devono essere prevenute anche con modalità diverse, in particolare con interventi di tipo organizzativo, aumentare le pause, prevedere un numero di pause lavorative maggiore, frazionare il rischio, fare in modo che non sia sempre lo stesso operatore a svolgere questo tipo di operazioni. Siamo in un cantiere edile, tra le cause principali di incidenti molto gravi e anche mortali ci sono sicuramente le cadute dall'alto. Insieme con il tecnico della prevenzione, Benedetto Zinetti, vedremo come devono essere costruiti e organizzati i ponteggi. Dottore, per evitare le cadute nel vuoto, i ponteggi devono essere realizzati nella maniera corretta a norma di legge. Sì, esattamente. Nei cantieri edili si usa il ponteggio metallico, che funge sia di protezione collettiva ma anche come attrezzatura. E pertanto bisogna che questa attrezzatura sia idonea all'uso. Prima di tutto bisogna verificare che le protezioni verso il vuoto siano protette o con traversi o con tavole fermapiedi e anche con altri sistemi. Inoltre il ponteggio deve essere sempre assicurato alla struttura portante con sistemi di ancoraggio idonei, come per esempio o ad anello o a cravatta. Inoltre le scale in muratura, dove ancora non sono state messe le barriere o le ringhiere, devono essere protette da solido impalcato e tutti i vani ascensori devono essere protetti anche da un solido parapetto atto ad evitare la caduta di persone nel vuoto. Quindi, dottore, quando ci rechiamo in un cantiere andiamo ad ispezionare tutte queste zone per verificare che siano state messe in atto tutte le procedure di protezione. Esattamente. Noi verifichiamo ed eventualmente quando verifichiamo che queste situazioni non sono state adottate, purtroppo siamo costretti a prescrivere la situazione al dato di lavoro e dicendo di ottemperare immediatamente a quanto da noi prescritto per evitare eventualmente pericolo di caduta. Il dottor Aldo Azzariti è tecnico della prevenzione della ASDT. Sono molti gli infortuni in edilizia legati soprattutto all'uso delle macchine. Innanzitutto, che cosa intendiamo per macchina? Allora, si intende per macchina un insieme di componenti assemblati tra loro, di cui uno mobile. Tutte le macchine vengono immesse sul mercato, devono essere immesse sul mercato con provviste di una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante e nello stesso tempo questa attesta che la macchina è stata realizzata e costruita secondo degli standard di sicurezza. Inoltre qualsiasi macchina immessa sul mercato deve essere provvista di marchiatura CE. Questo serve per far sì che le macchine possano circolare in tutta l'Unione Europea, possono essere vendute e commercializzate in tutta l'Unione Europea.
Dottore, stiamo vedendo una sega circolare per tagliare i mattoni. Naturalmente, oltre ad essere costruite secondo dei criteri di sicurezza, vanno anche utilizzate in maniera sicura. Oltre, poi tutte le macchine devono essere provviste di sistemi di sicurezza proprio per prevenire gli infortuni degli operatori. Inoltre, poi, devono essere utilizzate nel modo corretto secondo per lo scopo cui la macchina viene costruita e realizzata. Non può essere utilizzata per altri scopi o adattata ad altri scopi, perché altrimenti così può arrecare rischio all'operatore. Inoltre, tutti gli operatori che devono operare sulle macchine a priori devono essere informati e formati circa l'uso e circa i rischi che ogni macchina comporta. Andremo a vedere ora l'utilizzo di un martello demolitore. Che prevalentemente, diciamo, viene usato in edilizia insieme ad altre macchine, però il martello demolitore in edilizia, diciamo, viene usato sia dalla piccola impresa e sia dalla grossa impresa, perché oltretutto ciò che prima veniva fatto manualmente ora viene demolito con l'ausilio del martello demolitore. Naturalmente l'operatore indossa tutti i dispositivi individuali di sicurezza, dai guanti per l'impugnatura, per le vibrazioni, alla mascherina, agli occhiali, il cappello, ma anche a delle cuffie che lo proteggono dai rumori. È necessario però che il martello venga utilizzato nella maniera corretta. Quando va acquistato un martello demolitore, deve essere un martello demolitore a norma, perché oltretutto così facendo salvaguarda l'incolumità dell'operatore e nello stesso tempo salvaguarda anche l'operatore da vibrazioni, perché è soggetto anche a molte vibrazioni durante l'uso del martello demolitore. Oltretutto poi ultimamente si stanno utilizzando martelli demolitori a batteria, questo per salvaguardare ulteriormente la sicurezza dell'operatore dai rischi elettrici di elettrocuzione. Prima la salute si chiude qui, voi potete continuare a scriverci all'indirizzo di posta elettronica comunicazione@aslabat.it. Da parte mia un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno collaborato per la realizzazione di questo spazio di approfondimento, un ringraziamento particolare a Ruggero D'Oronzo per le immagini e per il montaggio video e un ringraziamento ancora più sentito ai telespettatori che ci hanno seguito su Teleregione e sui canali social della ASL BT. Arrivederci.